Buongiorno Karim, benvenuto ad Ascoli, alla prima conferenza stampa. Innanzitutto, dici come ti sei trovato con questo gruppo, con Mister Castori, con i nuovi compagni. Buongiorno a tutti, mi sono trovato molto bene dall'inizio, c'era due o tre giocatori che già conoscevo, poi ovviamente prima di venire ho sentito il mister, lo staff, mi sono trovato molto bene, quindi sì, per risponderti mi sono trovato bene. Tatticamente e tecnicamente, tu sei un esterno offensivo, ci ha detto Mister Castori. Preferisci giocare nel 3-5-2-3-4-1-2 a destra o a sinistra? Allora, preferisco giocare a sinistra perché il mio modo di giocare mi fa rientrare sul piede destro per mettere l'ultima palla oppure il cross oppure anche il tiro da fuori area. Poi ho anche giocato a destra quando stavo in Belgio, quindi lo posso fare visto che sono destro, posso giocare entrambi i lati, però preferisco giocare a sinistra. Parlaci della tua esperienza in Lussemburgo. Tu sei stato campione d'Italia con Napoli l'anno scorso, una grande soddisfazione. Poi quest'estate hai deciso di iniziare questa avventura in Lussemburgo a titolo definitivo. Com'è andata la prima parte di stagione? Dico così così perché io ero felice di ritrovare un posto da titolare, diciamo, perché a Napoli non sono mai riuscito a guadagnarmi il posto, però il livello lì non era all'altezza di quello che mi aspettavo, quindi ho giocato, quindi mi ha fatto bene ritrovare il ritmo, però a livello del livello del campionato non era all'altezza che mi aspettavo. Buongiorno Karim, sono Enrica Buongiorno. Marini del Corriere Adriatico. Senti, tu sei arrivato da poco, quindi insomma, ti stai già ambientando, visto che hai giocato anche l'ultima partita, ma l'hai giocata anche molto bene, quei minuti che hai giocato. Grazie. Senti, ma vivi un po' l'atmosfera, stai vivendo anche tu l'atmosfera di questa situazione, no? Del fatto che voi andrete sabato a Salò a giocarvi una grossa fetta di salvezza. Come la stai vivendo? Vabbè, compagno, ma come la stai vivendo tu personalmente? Che arrivi da un campionato leggermente meno faticoso, no? Per essere sincero, è la prima volta che vivo una situazione del genere, però sì, sono consapevole dell'importanza della prossima partita e anche della situazione. Io sono sereno perché tutti i giorni vivo in questa squadra e sento che la squadra viva, la squadra ha tanta voglia di rimettere le cose a posto e sono sicuro che già da sabato faremo punti a Pisalò e la situazione andrà meglio. Io la vivo bene, sento l'atmosfera anche allo stadio. Io ho conosciuto dei stadi dove si fa rumore, dove si canta, ma qui anche c'è tanto rumore, c'è tanto amore dei tifosi a noi e noi faremo di tutto per ridare questo sul campo. Che cosa ti senti tu di dare, no, a questa squadra essendo arrivato tardi, sei anche giovane, che cosa ti senti di dare in più quello che fino ad ora non c'è stato? Io con il mio stile di gioco penso che posso dare quella spinta alla squadra nei momenti di gara dove magari la partita si mette un po' più giù, ma noi la dobbiamo vincere. Io posso provare a dare il mio contributo su questo aspetto di dare la velocità, dare il passo che ci vuole. È per questo che mi hanno preso l'Ascoli quest'inverno. E poi sì, poi anche di personalità, non è perché sei giovane che non puoi dare la carica agli altri, io ci provo a far spingere tutti sulle azioni di gioco, su di calcio d'angolo, di punizione, dai, dai, dobbiamo ribaltarla, no, anche su questo aspetto posso dare un po' del mio. Hai parlato di punizioni, ok, le prendi nel senso che le guadagni, però se, come sei messo nel tiro dalla distanza, nei calci di punizione, dai cross dal fondo, perché ormai ancora ti abbiamo visto un po' poco, no? Quindi se ci dai un po'. Sì, certo, mi avete visto poco perché sono solo due le presenze che ho fatto. Ma sì, sono capace di dare l'ultimo passaggio, anche di fare gol, di fare assist. Sono capace di farlo, poi si vedrà con il tempo, ovviamente, ma
Sì, sono capace di farlo. Qual è il compagno con il quale hai legato di più per adesso e che ti sta aiutando ad ambientarti? Non ce ne sta uno in particolare, veramente. In questa squadra siamo veramente un gruppo, tutti mi hanno accolto molto bene, e non ci sta uno con chi sto sempre a fianco, con chi parlo, con chi sto anche fuori del campo. No, tutta la squadra è una buona squadra, veramente. Karim, hai detto che già conoscevi i due o tre ragazzi, quali sono? Sì, conoscevo Baieie, perché lui è francese. Ci conoscevamo già e poi di nomi conoscevo alcuni contro chi ho giocato perché ho fatto anche un prestito in Serie C e quindi sì, ne conoscevo alcuni. Torniamo un attimo al match con la Cremonese. Siete stati bravi, soprattutto a non subire gol contro una squadra molto forte in attacco, una squadra che punta alla Serie A. Cosa vi ha lasciato quel pareggio? Ci ha lasciato molto fiducia sul fatto che se vogliamo non prendere il gol, lo possiamo fare. Poi c'è un po' di rimpianti perché secondo me potevamo fare un gol o anche due. Però prendere un punto è sempre importante quando vieni da due sconfitte di fila e soprattutto contro la seconda in classifica. Quindi ci ha dato molto serenità, molto tranquillità nel gruppo e penso che questo punto ci dobbiamo partire di questo punto per prenderne altri nelle partite che arrivano. L'Ascoli purtroppo si trova al terzultimo posto in classifica. Tu non sei abituato, l'hai detto, a lottare per la salvezza, anzi, vieni da un campionato, quello di Napoli, vinto. Come la state vivendo questa situazione? Perché comunque le prestazioni ci sono, però ora mancano 13 gare e bisogna fare punti. Sì, come dici tu, le prestazioni ci sono. Penso che la gente vede che perdiamo le partite su dei dettagli, non è che perdiamo 3, 4-0, 5-0 ogni domenica. Penso che stiamo lavorando tanto su questi piccoli dettagli che ci possono fare far punti, fare la differenza e stiamo andando bene su questo fatto di lavorare su far punti. No, penso che per le prossime partite vedrete che c'è un cambio. Tu sei arrivato in prestito con diritto di riscatto. Qual è Sì. il tuo obiettivo per questa seconda parte di stagione, anche in ottica della prossima? Ovviamente l'obiettivo è salvarsi. E salvarsi io penso prima alla squadra e poi le cose mie arrivano dopo. Prima è più importante salvare la squadra, io darò tutto per salvare la squadra. E poi ovviamente c'è questo diritto di riscatto che fa che se ci salviamo può essere che la società decide di levare l'opzione e poi divento un calciatore dell'Ascoli, quindi sarebbe una bella cosa. Però prima di tutto dobbiamo pensare a salvarsi.